È stato presentato a Castellabate, nell'ambito della rassegna Libri Meridionali, il libro L'eredità violata di Giuseppe Abate, della GPE Editore. A presentare la serata il padrone di casa Gennaro Malzone, che insieme all'autore Giuseppe Abate, all'editore Gianni Petrizzo e all'attore Domenico Mandia hanno intrattenuto il pubblico con aneddoti, letture e curiosità. Il testo ha vinto il premio letterario Il Borgo Italiano 2020, Borgo di Aci Castello. Il romanzo è ambientato principalmente ad Eredita, ma anche in qualche altro borgo dell'Alto Cilento, e i personaggi si muovono nel primo Novecento. La vicenda parla di un furto. Nel 1912 viene trafugata la tracolla di Ori, ex voto, con cui si veste la statua di San Giovanni durante la processione del 24 giugno. Un contadino quindicenne, protagonista della vicenda, cerca di recuperare l'area furtiva, chiedendo aiuto a un vecchio amico del padre, che non abita più ad Eredita. Ma torna ogni anno in occasione della festa patronale e durante gli innumerevoli tentativi stringono anche un legame di forte amicizia. Ho ambientato questa vicenda a vicenda d'Eredita, che è il mio borgo di residenza, il borgo dove sono cresciuto, ma Eredita, sentinella del Cilento, si diceva una volta, perché Eredita senza gli altri borghi non ha ragione di esistere. Castellabate senza Eredita, senza Torchiara, senza Agropoli, che cosa sarebbe? Cioè, noi siamo un tutt'uno, e quel passaggio era di presentazione, perché sì, la vicenda poi va di per sé ad Eredita, però è il Cilento che deve essere menzionato, e abbiamo ancora su questo tanto lavoro da fare, ma abbiamo ottimi esempi come quello che ci avete dato, quindi speriamo di continuare queste ricerche e di diventare sempre più un'amalgama perfetta. Il secondo passaggio invece ho voluto che Domenico lo leggesse perché, ecco, ritornando ai borghi nominati, c'è anche Santa Maria di Castellabate, quindi la frazione, una delle frazioni marinare di Castellabate. Perché Castellabate? Perché quando Gianni mi telefonò mesetto fa per dirmi partecipiamo con il professore Malzone a Libri Meridionali, Editoria del Sud, Gianni, sì, Gianni me ne parlò tra l'altro già un anno fa, dicendo, ecco, ritornando al discorso Covid, mi dispiace che c'è il Covid perché altrimenti noi potevamo partecipare qua, lì, e nominò anche la manifestazione organizzata dal professore. E mi è scattato un ricordo nella mente, perché, e mio padre se lo ricorderà, perché io a Castellabate ci dovevo venire già mesi fa per presentare questo libro. Grazie all'interessamento dell'amministrazione, o di una parte dell'amministrazione tuttora in carica. Poi, cause di forza maggiore, e lo sappiamo tutti, Covid, impegni personali, distrazioni, tra virgolette, politiche. La cosa è sfumata e io Castellabate l'ho lasciata qua, tra la faringe e l'esofago. Poi però, ecco che è intervenuto il professore Malzone e mi ha riportato a Castellabate. Quindi Castellabate, vuoi per assonanza con il mio cognome, Abate, ma soprattutto vuoi per un gioco del destino, doveva stare per forza sul percorso dell'eredità violata e voi mi ci avete rimesso. Quindi grazie per avermi fatto partecipare, grazie per avermi riportato laddove volevo arrivare, in effetti, e non ci sono arrivato.